Ovviamente perché il primo procuratore, nel momento in cui riceve un premio così importante, ci dice queste cose. Perché mai come in questo momento, con le ricadute e le riprese di queste pandemie che si sono succedute, abbiamo avuto modo di rendersi come non mai conto che il percorso del divenire a Venezia è nella capacità di mettere, è brutto dire a profitto, ma mettere in una capacità mondiale le ricchezze di cultura che ha. Tutto viene se la cultura rimane la capacità di attrazione per i secoli a venire. E dobbiamo leggere quello che sarà sia di oggi di allora. La basilica non è una data che si è aumentata nei secoli. E il compito che mi ha affidato a noi è che noi impariamo quel percorso. Perché vogliamo che San Marco continui a essere come prima e meglio di prima. Se durante queste pandemie siamo riusciti, porto un esempio solo, a modificare tutto il nostro sistema di accoglienza in Basilica, mettendo a disposizione non più quello che era meccanico, ma passando alla parte della digitalizzazione, anche per l'abilitazione che sembra fulminacea, ma è difficile mettere in piedi, ci ha fatto riandare ai messaggi positivi che ci erano fatti da Sua Eccellenza e che ci erano progressivamente avvertiti anche da altri che all'interno della realtà culturale di Venezia stanno operando. E per questo io continuo a dire, guardate che questa non è la stagione di guadagnare soldi, questa è la stagione di fare gli investimenti. E noi come procuratoria siamo convinti che questo va fatto, che abbiamo iniziato a fare e che continueremo a fare. Ci teniamo a dire che il percorso che consideriamo nato con quell'alluvione del 18 e che si è protratto anche al giorno di oggi, vedrete che oggi non ci sarà la quarta come la intendiamo noi, ma ormai non c'è giornata del mese di ottobre o di questo mese di novembre in cui non ci sia stata la quarta. Perché quando arriviamo a 60 centimetri per noi di San Marco sappiamo cosa vuol dire. E sappiamo perfettamente che i danni sono ingenti. Perché la sassedine non riusciamo più a andare via se non fermiamo la quarta. E allora in una giornata di festa come questa il mio compito è di dire davvero grazie. Grazie al nostro patriarca, che abbiamo la fortuna di averlo, grazie ai rappresentanti delle istituzioni, particolarissimo al rappresentante perché ci conosciamo da tanti anni, alla presidentessa della giuria altrettanto, al presidente dell'ordine degli ingegneri, abbiamo lavorato tanti anni insieme in regione, al presidente dell'Ateneo Veneto, a tutti quelli che oggi hanno voluto essere con noi per questo riconoscimento alla realtà della procuratoria. Ci tengo anche a dire che quando noi parliamo della procuratoria parliamo di una fetta della Basilica di San Marco e della interessa di quello che anche noi contribuiamo a cercare di rendere a disposizione della collettività. Io spero che il premio che viene fatto non a me, ma alla Procuratoria della sua interessa, sentiremo parlare bene, meglio di me, degli esperti che diranno perché è stato riconosciuto questo premio per la capacità di rispondere
a quello che vuol dire la Basilica San Marco di oggi e di domani, ma più ancora oggi noi ringraziamo le istituzioni. Noi abbiamo avuto degli aiuti importanti solo per la regione. Le istituzioni avevano sicuramente altre problematiche, ma abbiamo bisogno che la collettività veneziana, insieme con le istituzioni, siano in grado di superare i condizionamenti della pandemia per riaffermare quello che è il ruolo di Venezia per sé, per la sua laguna, per la regione del Veneto, per l'Italia e per il mondo. Io spero che questo premio aiuti noi e tutti voi e tutti insieme a rispondere positivamente. Grazie.